Strumenti utilizzati ogni tanto durante il disegno sono quelli che permettono di ripetere delle parti. Per esempio come eh, mirror per specchiare una sagoma, oppure eh, circular e rectangular pattern per replicare più volte una forma. Eh, provate a disegnare per esempio un, un semplice quadrato, poi disegnate una, una linea, qualsiasi, premendo L. Ora se volessi fare il mirror, quindi specchiare questo, questa sagoma, seleziono mirror, eh, vado a selezionare, trovate qua questa finestrella, intanto l'oggetto, quindi trascino la selezione sul mio rettangolo, poi specifico qual è l'asse la, di simmetria e ecco qua creata subito una copia speculare. Ora faccio cancel, <coughs> vediamo come utilizzare un pattern rettangolare. Questo ha più parametri, allora. Oh, intanto <coughs> dovete selezionare l'oggetto. Quindi seleziono il rettangolo, in automatico vengono scelte le direzioni perpendicolari e orizzontali, quindi ortogonali, però potete anche dare voi un asse. Quindi, select della direction, clicco su quest'asse e vedete che i due assi si, di, di replica si, si riorientano. Semplicemente trascinando, potete andare a creare più copie. Qua potete sperimentare con i, con i vari parametri, le spunte servono per eliminare alcune delle copie oppure rimetterle. Con le quantità indicate quante copie volete, potete estendere il pattern su una direzione oppure simmetrica e così via, insomma, fare qualche, qualche prova. Lo faccio cancel. L'altro tipo di pattern è quello circolare, funziona nello stesso modo, seleziono l'oggetto da ripetere, Seleziono il punto di rotazione, quindi do questo, dico quanti oggetti voglio creare e mi crea il programma crea in automatico tutte le repliche. Perché questo utilizza le stesse logiche, posso andare a selezionare o deselezionare oggetti e scegliere anche l'estensione, cioè angolo intero 360 oppure eh, un angolo a scelta, quindi lo posso trascinare o ancora in modo simmetrico attorno alla, alla prima figura, Ma vi chiederete se anche qui funziona il copia e incolla e in effetti, come tutti i programmi a cui siamo ormai abituati, se voi selezionate, e fate CTRL C, CTRL V, avete subito una copia quindi sovrapposta e poi potete andare a spostarla utilizzando mh, queste frecce freccia orizzontale e verticale che vincolano il movimento lungo una direzione potete utilizzare questa diciamo, questa placchetta rettangolare per spostarlo liberamente sul piano ruotarlo il menu di move e copi tutta una serie di opzioni che servono per impostare manualmente gli spostamenti oppure eh, limitare gli elementi del diciamo del goniometro di, di trascinamento, quindi avere solo traslazioni, solo rotazioni e, e così via. Vedremo poi queste funzioni anche sul, sul 3D vero e proprio. Che okay. al termine ricordatevi sempre di eh, premere stop e concludere lo sketch.